A Sorrento segnali di ripresa. Cominciano ad arrivare i primi turisti stranieri. Per i pendolari del mare, difficoltà a trovare un posto al sole. Fabio D'Alfonso. E com'è andata? È bello? Sì, è bellissimo. Posto? Bello, incredibile. Il mare è proprio cristallino, proprio bello. Da dove venite? È della Spagna. Vi siete trovati bene? Benissimo, ci è piaciuto tanto. Noi siamo venuti da Napoli per fare un giretto lampo, farci un bagnetto e. Però purtroppo non è stato possibile perché ho visto che per via del Covid era tutto chiuso e la spiaggia di cui andavamo di solito non era aperta, era solo per i residenti. Abbiamo una bella cabina, siamo locali, però è difficile in questo periodo trovare posto a Sorrento, quasi un inferno direi, perché sono meno posti, è veramente a volte staccano proprio i telefoni perché, per non rispondere appunto, perché non c'è posto, è inutile anche rispondere. Diciamo che è una stagione atipica. Noi soprattutto a Sorrento eravamo abituati ad avere un turismo proveniente dall'estero, cosa che è totalmente cambiata quest'anno. Il Covid ci ha colpito tutti, da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista del modo di lavorare. Iniziavamo la stagione il mese di maggio, adesso è iniziata a giugno e luglio solo nei weekend con un turismo regionale. Adesso c'è un po' di ritorno del turismo straniero che però ha subito un calo del 75% rispetto agli anni precedenti. Abbiamo notato una leggera ripresa nel periodo di agosto. Ovviamente la nostra clientela in questo periodo è prevalentemente di prossimità. Non possiamo assolutamente non offrire quello che di meglio abbiamo. Non dobbiamo assolutamente deludere i nostri clienti, anche dobbiamo cercare di confermare questo trend positivo anche per i mesi che verranno a seguire.